Mi chiamo Padre Luigi, sono originario della diocesi di Padova, missionario Fidei Donum nella terra di Roraima, uno stato al nord del Brasile, ai confini con il Venezuela. Anche qui da qualche settimana è arrivato il coronavirus e le istituzioni civili e religiose ci hanno chiesto di vivere l'isolamento, per cui le nostre chiese si trovano chiuse o soltanto entriamo noi padri per vivere qualche celebrazione e poi mandarla attraverso i mezzi di comunicazione. In questo momento, in questa epoca, chi è più fragile in Brasile, vive anche una condizione di maggiore vulnerabilità. I popoli indigeni, che per la sua caratteristica si trova più fragile davanti a una nuova contaminazione, ma anche il popolo migrante, il popolo venezuelano, che in Boa Vista, in maniera particolare la capitale di Roraima, si incontra molto numeroso nei campi profughi. Ma così anche il popolo brasiliano, quando è un popolo povero, quando è un popolo che vive della fragilità, le condizioni delle case sono molto piccole, molto strette, per cui è molto più facile anche la contaminazione. Ma quello che forse in questo momento, visto che i numeri non sono molto alti di contaminazione, perlomeno qui in Roraima, quello che più manca, o sentiamo la mancanza, è di quell'abbraccio, di quel sorriso che il popolo brasiliano non può fare a meno e ci manca molto, ma con grande speranza, per cui vivere la Pasqua quest'anno ha un sapore e una sfumatura molto differente, ma anche è forse più prossima al Vangelo. Ci manca il contatto fisico, ma cerchiamo forse di più il contatto spirituale, quello che ci apre all'incontro con Gesù, morto e crocifisso, morto e risuscitato. Un grande abbraccio a tutti voi, in maniera particolare al popolo italiano, in grande sofferenza in questo tempo. Un grande abbraccio a tutti i missionari.